Piazza Marta di Belfiore, siamo con l'assessore dei lavori pubblici Sandro Zampese. Dopo le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi con alcuni residenti per la sofferenza di alcune piante dovute anche al caldo, oggi è intervenuto qui con l'agronomo e con i tecnici che per l'amministrazione stanno seguendo la riqualificazione dell'intera piazza per spiegare quello che sta succedendo. Assessore, quindi? Beh, intanto è sempre positivo che i cittadini si interessino dello stato di conservazione delle piante e della salute delle piante, su questo nulla da dire. Poi invece, per quanto riguarda l'operato dell'impresa, devo dire che ha agito correttamente, ha fatto almeno ultimamente 4 interventi già certificati di irrigazione con gli autobotti, anche l'ultimo che era stato segnalato al rendimento come fatto da Contarina, invece era stato fatto proprio dalla società che ha in appalto da noi questo lavoro. Quindi gli alberi li ha guardati l'agronomo Corazzin, ne ha trovato ovviamente una criticità, soprattutto dovuta a queste estreme punte climatiche di questo momento, però su una 12, mi pare, 12 querce, che sono tra l'altro sono essenze anche delicate, che si è veramente in sofferenza, ne ha trovata una. Quindi questo non vuol dire che non bisogna abbassare la guardia, però diciamo che continuiamo comunque a farle attecchire e continuiamo a rifornire di acqua. Gli alberi fanno parte di un parco urbano che a breve, diciamo così, il cui lavoro potrà essere dichiarato concluso più o meno adesso. Che tempi abbiamo per dichiarare finita l'opera su via Marte, su piazza Marte del Fiore? L'opera sarà finita comprensiva dell'apertura del parco a fine giugno. E resta poi la questione della fontana che verrà portata a sé per riportare l'acqua e riqualificare anche il nodo centrale. Sì, della la fontana piazza. Stiamo rivedendo il progetto, però anche quella a breve sarà pronta. Ok, perfetto, grazie.